ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Arzi nel canale, un altro video insieme. Quando esce questo video mancheranno circa 2 ore e 3 quarti alla partita, quindi volevo dare una piccola carica poco prima della gara. Ovviamente ci sono delle statistiche interessanti riguardanti proprio la gara del Castellani, perché ci sono due giocatori soprattutto che contro l'Empoli hanno reso al massimo e potrebbero contribuire, spero, anche stasera a una vittoria eventuale. Quindi parleremo sicuramente di questi dati, di questi giocatori che insomma hanno sempre brillato proprio contro la squadra toscana. E poi voglio assolutamente sottolineare l'atteggiamento vergognoso e anche, diciamo, che ha denotato poca intelligenza da parte di Leao con questi cori, vogliamo dirlo, anche razzisti se vogliamo, comunque classisti, verso la Juventus, sfottendoci nel pullman di ritorno dopo la trasferta di Roma. E tra l'altro pubblicare questa cosa sui social veramente è stata una roba vergognosa. Tra l'altro ne ha parlato anche Ravezzani, quindi diremo qualcosa su questo. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi. Benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, come vi stavo dicendo, partiamo da Vlahovic, perché è un giocatore appunto su cui Allegri punta molto, e ricordiamo che ha fatto 3 gol diciamo su 3 partite giocate al Castellani, contando Fiorentina e Juventus. Aveva fatto un gol appunto nel novembre 2021 proprio con la Fiorentina, e appunto aiutando la squadra a vincere, e ovviamente la doppietta che tutti ricordiamo dello scorso 26 febbraio, che ci consentì di vincere poi 3-2 al Castellani. Eravamo arrivati sul 3-1 e poi aveva accorciato le distanze l'Empoli. Quindi speriamo che siano di buon auspicio. Sicuramente è un campo in cui lui si esalta molto, quindi ripeto, cerchiamo di diciamo, sfruttare questa ondata positiva anche per noi. Per quel che riguarda invece Rabiot, un dato molto interessante, perché fino adesso è stato il centrocampista più prolifico dalle ultime 4 stagioni in poi, quindi 2019, da quando è arrivato fino adesso, con 14 reti, di cui 11 praticamente nell'ultima annata, contando anche il gol che ha fatto adesso. E quindi è un giocatore sicuramente su cui puntare e su cui Allegri non vuole mollare, cioè, perché è veramente un leader in campo e può fare la differenza in ogni momento. Chiaro che ha fatto 2 gol e 2 assist fino adesso nelle ultime 4 partite con l'Empoli, quindi è anche lui un giocatore che incide spesse volte in questa partita. E l'ultima grande figura l'ha fatta appunto contro l'Empoli in casa, però all'Allianz Stadium. Quindi auguriamoci che appunto queste statistiche siano di buon auspicio. Come vi dicevo, però, c'è questo rischio, questo rebus per il centrocampo, perché se Allegri dovesse dare fiducia a McKennie sulla destra, come si pensa, quindi all'ultimo momento fare questo cambio come ha fatto altre volte, quindi si pensa che ci sia Weah e poi mette McKennie, così come magari c'è Gatti e poi mette Sandro, continuiamo a non avere i punti di riferimento. Secondo me questi giochini e questi esperimenti non funzionano. Allora, tu parti già da un modulo di base, che è il 3-5-2, no? Per dare solidità, continuità, eccetera. Devi farlo anche a livello di ruoli e a livello di caratteristiche dei giocatori, e sicuramente cambiare all'ultimo dei giocatori, se non sono infortunati o non hanno avuto un acciacco o una botta nell'allenamento o nel riscaldamento, non ha senso, perché poi li condizioni psicologicamente. Questi sono sempre lì che non sanno se sono importanti, se sono indispensabili, se giocheranno titolari, se sono dei gregari, se sono dei rincalzi, se la prossima volta andranno in tribuna. Cioè, non si capisce esattamente quanta proporzione di importanza questi giocatori rivestono per Allegri. Quindi è veramente un rischio cambiare formazione tutte le volte. Ricordiamolo, più di 110 formazioni diverse da quando Allegri è tornato in panchina nel 2021. Quindi sicuramente ha mescolato troppo le carte e la Juventus ha perso l'identità. Speriamo di riprenderla in questa stagione. Ricordiamolo che vincendo stasera ritorniamo a meno 2 dalla vetta, quindi cominciamo a dare un segnale, anche se piccolo, al campionato, nel senso di poter dire che ci siamo anche noi. E ho visto anche che molti giornalisti, diciamo autorevoli nel web, hanno parlato di scudetto col punto interrogativo, cioè hanno detto, hanno messo questo rebus, no? Questa domanda, secondo voi la Juve deve giocare per lo scudetto? Quindi se anche loro, che comunque sono molto aziendalisti, no? E tendono a proteggere l'ambiente, parlano della volontà o dell'obbligo di lottare per lo scudetto, vuol dire che sotto sotto qualcosa di vero ci deve essere, o comunque che sanno che la rosa è competitiva, perché comunque loro sono degli addetti ai lavori, fondamentalmente sono sempre tra la continassa, la sala stampa, il J-Medical, comunque gravitano sempre attorno alla squadra, vedono i giocatori, vedono diciamo anche i toni di voce, vedono gli atteggiamenti, la frustrazione, la gioia, vedono un po' tutto, no? Quindi sono sicuramente i migliori testimoni
per l'ambiente Juventus. Ecco, detto questo, volevo concludere il video, però farlo molto sintetico, perché ho visto che vi piacciono questi video sintetici, poi cercherò anche di aggiustare l'orario di postatura dei video, perché ho visto che comunque, al di là del fatto che c'erano le ferie, molti di voi stanno rientrando a lavorare, sono degli orari un pochino scomodi, e ho visto che comunque la maggior parte delle persone sono online circa verso le 8 di sera in poi, quindi proverò in qualche modo ad aggiustare anche a seconda appunto dei vostri impegni e di quando siete a casa, quindi vedremo un attimo. Ecco, per il discorso dei cori anti-Juve, perché io non vorrei che passasse questo messaggio che chiunque può spalare M, puntini puntini, sulla Juventus, perché non è accettabile. È vero che l'ha fatto anche Di Marco, col Milan, quindi non sono episodi sporadici riferiti soltanto alla Juventus, però diciamo che la Juve è bersagliata anche tantissimo, dal Napoli, dall'Inter, dalla Roma, dalla Lazio, quindi bisognerebbe evitare, e qui la società deve essere ferrea ad intervenire, non dico chiedere i danni, però in qualche modo fare dei comunicati anche rivolti alla FGC per cercare di calmare queste acque che sono roventi, e soprattutto evitare che la Juventus sia a mercé di questa roba, perché continuiamo sempre di più a essere buttati giù come una provinciale, perché più lasciamo parlare gli altri e peggio è. Prima c'era una struttura di un certo tipo a livello societario, ci facevamo sentire anche a livello di autorevolezza, no? Quando c'era Leonardo, quando c'era Gianni, quando c'era l'avvocato, insomma erano momenti diversi, c'era rispetto anche dei nemici della Juventus. Adesso i nemici della Juventus hanno preso coraggio e sanno che possono buttarci giù, e Gianni lo sapeva prima di andarsene, quando aveva lasciato ad Agnelli ed Elkan appunto l'eredità, che sarebbe arrivato un periodo in cui chi prendeva la Juventus non sarebbe stato in grado di difenderla e di proteggerla dai soprusi, ed è arrivato quel momento lì, dove non mi sarei mai sognato, e neanche voi, mi avete scritto anche in email privata, che un Leao qualunque del Milan ci potesse sputare addosso in questo modo. Quindi è una roba vergognosa che volevo assolutamente condannare. Tra l'altro Ravezzani è stato molto bravo su Twitter, è dimostrato anche molta imparzialità, perché al di là del tifo, io non so se lui tifi Lazio o qualche altra squadra, però è molto magnanimo nei confronti un po' di tutti, se c'è qualcosa da condannare o da sottolineare lo fa indipendentemente dai colori, quindi massimo rispetto per questo tweet che ha fatto Ravezzani, appunto il direttore di Lombardia, perché in qualche modo spero che sensibilizzi le varie tifoserie evitando di andare contro l'Juventus, perché si è creato una sorta di astio e di odio profondo verso la Juventus e che nessuno tiene controllato, quindi è diventato ormai un fenomeno di massa, e purtroppo i bambini, anche i piccoli tifosi delle altre squadre, crescono e nascono con questa idea che siamo dei ladri continuamente, perché le altre tifoserie sono coinvolte e diciamo mosse dall'invidia nei nostri confronti. Questa è la verità, per quello che abbiamo vinto in precedenza. Quindi se tu diciamo indottrini le nuove tifoserie a dare addosso alla Juve, la indebolisci sempre di più, e questo non dobbiamo consentirlo. Quindi io mi auguro che la corrente cambi, perché non si può continuare a avere delle robe del genere. Io spero veramente che la Juve in qualche modo possa chiedere i danni per queste robacce che continuano a capitare. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me, Danila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, iscrivetevi anche al secondo canale Calcio World 11, qua sotto in descrizione. Ho visto che anche oggi il video è andato a ruba, ho visto che vi è intrattenuto molto. Sidello Magno Facebook, scrivetemi in privato, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovessero arrivarmi tramite YouTube. A presto ragazzi!